motivo di orgoglio, perché comunque insieme agli amici della giostra, perché essere per noi è un piccolo riconoscimento oggi. Sapere che la nostra manifestazione è mancata per noi è motivo di orgoglio, visto che comunque lavoriamo tantissimo per l'organizzazione nonostante le mille difficoltà. Ci auguriamo che oggi sia una giornata spensierata per tutti, ci auguriamo che il massimo del divertimento, della spensieratezza e soprattutto l'augurio di tornare nel 2021 con entrambe le manifestazioni, perché sul territorio quest'anno sono mancate tantissime. Buon divertimento, buona giornata. Grazie. Buongiorno, sono Michele Granitto, il presidente dell'Associazione Lumbia, associazione che organizza da 25 anni la manifestazione La Giostra. La Giostra è il simbolo di Castello del Matese, comune del parco regionale del Matese, che oggi ha voluto invitare la nostra organizzazione, la nostra associazione, insieme agli amici e sottolineo amici dell'associazione La Notte dei Briganti, a rappresentare l'attività culturale all'interno del parco. Presentoci infatti manifesta continuamente il supporto all'associazione pure pulsante del parco. Questo ci fa molto piacere, ci onora e ci dà lo stimolo, la forza a guardare al 2021 con speranza. Abbiamo voluto dare la possibilità alle due manifestazioni più rappresentative per Castello e San Gregorio di essere in questa splendida cornice che abbiamo riqualificato da poco. È un teatro naturale per far sì che i briganti e la giostra possano veramente rappresentare quelle che sono le origini, ma soprattutto quella che è la manifestazione, le manifestazioni che fanno del Matese un luogo da scoprire ogni giorno e soprattutto ogni anno, con la voglia visitarlo, di viverlo, perché anche la manifestazione, ovvero i briganti, e l'altra manifestazione, la giostra, ogni anno registrano migliaia di visitatori e migliaia di cittadini anche di fuori regione che vengono a visitare questo territorio, oltre che a vedere queste due rappresentazioni. Ebbene, oggi purtroppo, come sapete, questo 2020 è un anno particolarmente difficile, ciononostante abbiamo potuto dire che il parco esiste e il parco vuole sostenere queste due iniziative che sono il fiore all'occhiello e lo saranno anche per il Parco Nazionale. Voglio però ringraziare anche le due amministrazioni, il Castello del Matese e di San Gregorio Matese, che hanno consentito e hanno collaborato sinergicamente con il parco. Il ringraziamento poi ovviamente va alle due associazioni, alla Prologo di San Gregorio e all'Associazione Cluvia di Castello, che hanno voluto con l'impegno, ma soprattutto con lo spirito di abnegazione e il senso di appartenenza al Parco del Matese, dimostrare che con la buona volontà, nonostante le mille avversità, si possono fare grandi cose.